Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Yokai Watch Puni Puni. Si inizia subito con un nuovo video su questa nuova serie, nuova tra virgolette, perché comunque sia, diciamo che è sempre Yokai Watch Puni Puni, lo è sempre stato, anche se in realtà era Wibble Wobble, però alla fine il concetto è sempre quello. Dunque ho qualche monetina da riscattare e un bel po' di giri di slot della slot americana da poter fare. E io direi comunque sia di iniziare prima con le monetine e poi dopo andare a fare la slot americana. E ci sono anche quest'altra, c'è anche quest'altra slot, ma ci vuole un sacco di tempo a recuperare i punti necessari per girarle. Quindi penso che lo farò forse a fine mese se l'evento me lo consente. O comunque sia a metà aprile, dipende poi, perché l'evento finisce a metà aprile, l'evento che c'è in corso Snack World, però penso che forse a fine mese, se continua a fine mese, se no cerco di raggranellare tutto quello che posso e poi slotto, perché se raccogliessi almeno 4.000, almeno 5.000 punti mi sembra, una cosa del genere, potrei fare 10 giri di slot e via. E ovviamente con le monete è difficilissimo trovare Yokai S o comunque sia Rangia. La percentuale è 0,6 mi sembra, quindi proprio bassissima. Ed infatti a me sta andando male. Però insomma, intanto trovo Yokai che ancora non ho, che sono sempre utili. Io sono fissato con il riempire medaglium perché almeno completi qualche missione. E non sono tanto particolarmente eccitato per le monete, perché comunque sì, oramai so quello che danno robaccia più che altro, purtroppo. È difficilissimo che diano roba sostanziosa. E quindi, insomma, più che altro sono in hype per la slot americana. Quindi, appena finita questa moneta stella, andiamo subito a fare la slot americana. 4 giri, oh. Vediamo un po'. Leccatino, che ci faccio con Leccatino? Intanto, Reemma. Ho portato l'Energy Max a livello 2. Se chi mi segue su Instagram sa che ho Reemma. Andiamo a fare sti 4 giri di slot americana. Nulla carico, anche perché comunque sia questa slot è uguale a quella che c'è nel gioco, ovviamente. Niente di che. Vediamo un po'. Attenzione però, che giro. Però è carino, dai, che giro. Mi piace, diciamo che è uno degli yokai principali della storia di Sushi Tempura e Sukiyaki. Oddio, Sukiyaki non lo so veramente, però so che su Sushi ci sono Keijiro e Keikoma, mentre su Tempura c'è Tomnian. Sukiyaki non so perché Sukiyaki ha in copertina Reemma come yokai principale, diciamo. Attenzione, no, dai, no, ma no, poteva fare ancora un giro, poteva fare. Ah, la mongolfiera, sì. Questa nel gioco l'ho presa, ma scoppiava, si autodistruggeva, peggio di Weezing quando fa autodistruzione. Ancora due giri, va bene. Questo e poi un altro, mamma mia. Fermati, ti prego. Ok, niente, già, bianco. Ah. A volte ti fregano, a volte fanno un giro in più, a volte. Tomnian! Ehi però! Carinissimo. C'era Tomnian S sulla moneta selezione, non mi ricordo se quella più o se quella normale. C'era Tomnian S ed era decente, insomma, attacco abbastanza alto, però io non puntavo a quello. C'era Reemma, boom, Reemma, preso subito. Reemma e Overnian S. S, mi sembra. O S o SS. Dai. Ah, sì, questo l'ho visto. Android Yama... oddio, Yamagu... Non so quell'altro simbolo, non mi ricordo. Può essere Yamaguchi? Yama sono sì. Androido Yama. Quel simbolo potrebbe essere Gucci? Non Gucci Gang, Yamaguchi. È un nome Yamaguchi, non lo so. Ah, ma è una nuova. Sì, ho visto, c'è una nuova classe di yokai. Due, veramente. O meglio, Emma e suo nonno. Sì, suo nonno sono una classe a parte. Mentre c'è una classe nuova di yokai, appunto, ma non so che tipo di classe sia. Qua ci sono tante anche missioni interessanti nuove. Tipo questo qua fai da 1750 danni con una specifica tribù. Mo non lo so, sinceramente. Puni.
Tamago, un nuovo Puni, un nuovo di Wibble Wobble, non so che tribù sia, perché ancora non l'ho sbloccato, probabilmente una tribù che non è squadra. Queste le missioni giornaliere. Ah sì, se entro il terzo giorno mi dà 20 punti, che sono utilissimi. Mentre Score Attack, mi sembra che sia, sì, Score Attack. Devo fare 200.000 punti nello Score Attack per ricevere 10 punti. Con la squadra che ora ne posso fare 100.000 a dirla grossa. Allora, che ho fatto? 70 yokai e 15... Oddio, Gasha... 15 slottate, ok. Sì. Infatti, bene o male, qualche parolina capisco e quindi, insomma, riesco bene o male a vedere. 15 slottate ho fatto già. Ne ho fatte 4 e 3 e 4, 8. Più 2, 10. 5 per conto mio ne ho fatte 6. Sì, può essere che l'ho fatte. Comunque sì, ragazzi, io Puni Puni ve lo dico, se lo volete scaricate ve lo faccio anche per parte del codice. Se l'avete, ce l'avete in sovraimpressione. Comunque sì, è un nuovo codice di Puni Puni. E anche poi ci sono tantissime cose nuove che non so cosa sia di preciso. Questo serve a sbloccare Cristanian, non so come si chiama di preciso. Comunque sia, si sblocca sbloccando tutti quanti i sigilli del medaglium. Quindi devi avere per forza tutti quanti gli yokai leggendari per sbloccare questo yokai Crystal Knight, non so come si chiama di preciso. Comunque sia, ragazzi, è uno yokai speciale per questa serie, Puni Puni, appunto. Se ci riesco lo sblocco, perché comunque sia mi manca... Ah no, Shogunian! Eh sì, scusatemi un attimo una cosa, no? Dovrebbe esserci Shogunian? Ah no, quello rosso è Shogunian, perché Shogunian poi è tribù audace! Quindi sì, è Shogunian! Che poi Shogunian è primo che si sblocca, se non slotti. Perché... com'è che si chiama? Insomnia. Insomnia si può prendere non tramite slot, ma tramite il suo livello. Il livello 70, mi sembra. Completandolo in 70 secondi. E io ci ho messo... Oddio, durante la mia seconda partita ci ho messo... 68 secondi, mi sembra. Ho fatto una cosa abbastanza veloce, quindi... è facile. Poi abbiamo anche questo rotolo qui, che ha degli yokai incredibili. Che comunque sia non vi mostro, perché se no mi dà il copyright, già ho visto, quindi evitiamo. E niente, la squadra Wibwob, lo sapete? Ah, sì, Overnian rango S. Io ho trovato Overnian rango B, stavo slottando su Wibble Wobble, così, giusto per vedere. Non mi è capitato nulla, ovviamente, ma poi farò una mega slottata quando chiuderà. E... questo, c'era anche questo qui, questo qua, questo yokai, Punian, Punian, sì, Punian. Rango S c'era, però non l'ho preso perché già c'avevo lui, era abbastanza forte. C'è questo tizio qui che è di un gioco della level 5. Questo è Gorgeous che boosta l'attacco. Ho l'Energy Max di Reemma, ho appena preso un Segreti dell'Anima, sta al 2. Praticamente fa una Kamehameha e ti distrugge tutti quanti i Wibble Wobble che hai, i Puni Puni, chiamiamoli Puni Puni. Tutti i Puni Puni che ha in quel momento in campo. Ovviamente la sua tribù Enma, proprio Enma si chiama la sua tribù, è una tribù ovviamente speciale per il mondo yokai. E niente, sinceramente mi sto molto divertendo appunto a rigiocare tutto quanto Wibble Wobble. È un po' pesante, l'ho chiamato Wibble Wobble, è l'abitudine. È un po' pesante, però ti ci abitui presto. Se volete scaricarlo dal Play Store, fatevi un account giapponese, ovviamente. Quando vi chiede di che nazionalità sei, metti Giappone. Poi alla fine, bene o male, Puni Puni è tra i primi risultati. Oppure andate nelle app dei giochi e trovate subito Puni Puni. E poi magari ve lo scaricate, cancellate il Play Store e ve lo reinstallate in italiano. Ma ci sono tantissimi tutorial. Io sono quello meno adatto a fare tutorial. Tranne quando riguarda videogiochi, ma anche lì c'è molto da migliorare. Ad ogni modo, per questo primo video di Puni Puni è tutto. Lo metterò comunque sia nella serie, nella playlist di Wibble Wobble, che dopo questo video rinominerò Puni Puni. Quindi li trovate tutti quanti lì. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e soprattutto tutti i link di Instagram, dove pubblico giornalmente o quasi foto di quello che trovo su Wibble Wobble e cose varie.
Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.